Oggi Spilinga festeggia la Madonna delle Fontane, ecco, c'è stata la prima processione, sono tanti i fedeli che sono arrivati non solo di Spilinga ma anche dai paesi qua limitrofi, oltre pure. Da tanti e tanti anni ormai, giorno 21, che facciamo la festa in onore di Maria Santissima della Fontana, perché è stata ritrovata il 21 di maggio del 1857. Da allora in poi ogni 21 di maggio si celebra la Santa Messa con la processione in due turni, la mattina salendo dal santuario, piccolo giro nel paese con sosta in chiesa alle ore 17 di sera, la Santa Messa nella nostra chiesa qua matrice di San Giovanni Battista, processione, una litania vicino al municipio comunale, la benedizione delle macchine e si riporta la Madonna di nuovo nel suo luogo, che lei vuole stare solo ed esclusivamente là. Anche lì è un luogo di fede, ecco, che la gente tutto l'anno va a visitare questo luogo, sì, santo. Sì, noi non facciamo solo il 21 di maggio, ma scendiamo spesso e volentieri durante l'arco di tutto l'anno. Poi in particolare il mese di maggio lo si fa quasi per intero, e il 12 di maggio con la novena tutte le sere andiamo a sentire la Santa Messa giù al santuario. Come dicevo, nonostante quello che è il tempo un po' inclemente, però l'acqua ci sta, dato anche che il titolo che riguarda Maria in questa circostanza particolare è proprio legato all'acqua, non nella sua materialità naturalmente, ma l'acqua viva del Signore che è lo Spirito Santo. E i fedeli che sono venuti sono in tanti, sia spilingesi e sia dei paesi vicini della provincia e anche fuori provincia.